Buongiorno, sfrutto quella poca carica di GoPro che ho, di una batteria che ho scoperto essere ancora un terzo carica, e andiamo. Sono le 8:30, ho dormito bene, oggi 120 km, si arriva a Padova! Vento, 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 ovviamente contrario, porca puttana! Ciao! Non mi mordere, eh! Guarda che se mi mordi, guarda che io ti mangio, che siamo in zona, fai attenzione, eh! Madonna, fai... Non farmi male, eh! Volevo darti due coccole, no, no! Le botte no! Le botte no! Ciao gattone bello, madonna ma che bello che sei. No, non darmi le botte, non darmi le botte. Ciao, ciao. Piano che cadi, pirla. Fai piano. Sei un po' matto, eh. Sei un po' matto tu. Sei un po' matto. Ciao, tu mi picchi. Non darmi le botte. Siamo quasi a Verona, 22 km, oggi faccio un po' fatica a ingranare, però dai, con calma, anche perché c'è veramente tanto, no, però c'è abbastanza vento, ovviamente contrario. Ciao Micio, io vado. Mi saluti? Fai sti rubaccole, fai attenzione che cadi tu. Verona! Anche qui figa palate, molto bene. Grazie mille. Grazie, gentilissimo. Grazie. Vedi che la sua po' di scenografia della Ida. Minchia, bordello. Figo però. C'è una quantità di gente senza senso, però tutto bene. Tutto bene. Figa. Sto male, raga. Cioè, c'era una. Minchia. Ma puoi andare in giro col culo di fuori. Cazzo. Ancora in tempo. Alcune. Madonna. Alcune sono andate. Ma alcune sono mature. Il giusto. Viva le mature. Già raga. Fa un caldo fotonico. Ho tutto il vento contro. In 4 ore 28 ho fatto 42 km 81, tempi merdosi, e oggi è dura, va? Oggi è dura, ma ce la faremo. 46 km, pausa paninette e birra. Ne sto morendo oggi, fa un caldo bestia. Sto portando la bici a mano perché c'è una piccola salita, ma sono veramente distrutto. Ho percorso 66 km e ne mancano 57, quindi ho superato la metà. E tra pochi chilometri dovrebbe esserci un paesino con un bar, mi fermo, prendo un tè, una Red Bull, una birretta, non lo so. Ho il culo, raga, che non fa male. Cioè, dove appoggi le chiappe è una sofferenza ogni pedalata. Ma noi continuiamo. Ciao. Ciao piccola. Oh. Voglio un'altra pizza stasera, gigante, ne voglio due, cazzo. Minchia, questi giorni ho mangiato peggio del solito. Ma ho consumato una media di 6.000 kcal al giorno, quindi dai, frega cazzi.
Sto morendo, cazzo. Allora, ad ora il computerino, il coso, come cazzo si chiama, dice che ho consumato 3200 kcal. Vabbè. Oh. Comunque, prima di partire ho detto che questa sarebbe stata un'idea di merda. E adesso ve lo confermo, è un'idea di merda. Quindi, fatelo anche voi. Discesa, non ci credo. 73 km, ne mancano una cinquantina. Pausa al bar. Sto morendo, raga. In mezzo al post ti sei fermato. Sì, ma senza senza un cazzo, Quindi che professionista, io vestito così, come se dovessi andare a comprare il pane. Fancazzista. Adesso scendiamo a Fimon e poi andiamo alle porte di Padova a prendere gli spritz. A prendere gli spritz alla Yarda. Io. Sono cotto. Sette, ci siamo quasi. Centodiciotto. Buonasera. Buonasera. Come va? Molto bene. Allora, abbiamo fatto solamente 119. Giusto per dire. 5 birrette. Ah, madonna, qua non mi alzo più. Grande. Così che servizio. Che servizio. Professionista. Professionista. Top. Bella. Non sarà ghiacciata. Allora, ce la facciamo andare. Non ho più il culo. Ma hanno già beccato tutto. Ah, beh, l'hai lasciata bene. Cos'è? Zanzara. Ma non sono pieno. Gli rubiamo le Nespo, Madonna che buone. Scusi, alcol test. Allora, abbiamo bevuto 3 birrette da 66, si sta decisamente meglio. Vero, fa più fresco. Uno, si è abbassato il sole. Giusto. Due, abbiamo ricaricato le energie. 3, mancano meno di 10 km a Padova. Vaffanculo, ne mancano meno di 10 da 6 ore e mezza. Minchia. Ogni volta che qualcuno viene via con me è sempre colpa mia, no? Vabbè, vedi te. La fatica è colpa mia sempre. Ma minchia, 3 km c'è il bar. Mai visto sto bar. Era quello. Ma non erano 3 km. 4. 4 il cazzo. Dove siamo? Siamo in Piazza dei Signori a Padova. Ufficialmente Iari è arrivato a Padova.
Ce l'abbiamo fatta. Milano Centrale, dopo aver preso due treni, quindi Padova-Verona, Verona-Milano, adesso Milano-Torino, 5 ore in tutto, delirio, purtroppo non si possono caricare le bici come la mia su treni più veloci, ma solo sui treni regionali, quindi sono un po' lenti, vabbè sti cazzi, 27 euro in tutto, di cui 3 per la bici. Però dai, stiamo tornando, avventura incredibile, anche questa è un'avventura nell'avventura, bello, sono veramente contento, non vedo l'ora di tornare sul Ducatone, sono un po' cottino, devo dire, sì, però ci sta, dai. Allora, come tutti voi sapete, il virus ormai c'è solamente più sui treni, guardate mica che bello orecchia sventola, quindi bisogna tenere la mascherina. Qui così, anche questo treno qua è veramente marcio, quello di prima in confronto sembrava uno yacht di lusso, dubito ci sia l'aria condizionata, ah no c'è scritto aria condizionata, ma mi sembra marcio sta roba, e io sono proprio lì davanti, lì, vabbè, comunque minchia che viaggio, fighissimo, bello, non vedo l'ora già di farne un altro, ora però un po' di riposo, magari a settembre, sai, clima un po' più... Siamo a Milano, fa un caldo bestia. Buongiorno, eccomi qua a distanza di qualche giorno dalla fine di questo bellissimo viaggio. Un saluto ad Antonio di Wild Road, adesivo sempre presente. Sono qui in Emilia perché in questi giorni ho dovuto fare un po' di lavoro al mezzo al Ducatone. Sono ancora addormentato, un po' il caldo, un po'... Non lo so, in questi giorni ho voluto un po' staccare, infatti non ho pubblicato tantissimi video sul canale. Spero però che questa serie, piccola serie, su questo piccolo viaggio vi sia piaciuta. Come ho già detto più volte, non ho fatto nessuna impresa epica, un viaggio di 200 milioni di chilometri. Però nel mio piccolo mi auguro di avervi stimolato un po'. Spero che abbiate ricevuto la carica giusta, no? Non ho fatto niente di estremo in generale, però per me, per le mie capacità, per la bici che ho usato, per il mio allenamento, per la mia panza di troppo, ho fatto veramente tanti chilometri. Ne ho percorsi 70 al primo giorno, 150 al secondo, 140 al terzo e 130 all'ultimo giorno. È una cosa che non ho mai fatto, quindi mi ha dato veramente un'enorme carica. Perché ogni tanto anch'io mi pianto un po' come quando succede con il Ducatone, e ho bisogno di fare delle cose che mi stimolino un po'. E mettermi alla prova è un ottimo sistema, secondo me, per uscire dalla piantata, per far capire a me stesso che ce la posso fare, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, lavorativo. Penso che questa cosa mi stimoli a fare di meglio e non solo dal punto di vista fisico. Quindi spero che qualcuno di voi in futuro mi tagghi in qualche storia, in qualche post dove ha preso la bici, ha preso lo zaino, a piedi, insomma. Mi auguro di aver influenzato, visto che si parla tanto di influencer, di aver influenzato qualcuno di voi. Se riesco a farlo anche soltanto con una persona, mi sento realizzato. Grazie a voi per aver visto questo video, grazie a chi durante le storie, durante il viaggio mi ha invitato a casa propria. Sapete che io sono un po' solitario, ma ho apprezzato molto, ho preferito fare tutto in autonomia perché quando parto così ho bisogno di... Però è sempre bello sapere che c'è qualcuno che mi scrive: ah, ma se passi di qua vieni, ti invito a cena, ti offro il pranzo, ti offro una birra. È molto molto bello. Un grazie a Omar, con il quale ho condiviso gli ultimi chilometri, ci rivedremo sicuramente presto. Mi raccomando, spingete sempre duro e ricordatevi che i limiti non è vero che esistono solo nella nostra mente, esistono anche nel nostro corpo, ma come ho già detto in uno dei video, i nostri limiti sono molto più alti di quel che pensiamo essere. Verbi difficilissimi, con un ricoglionimento che ho, sicuramente li ho sbagliati, ma non importa, non siamo ad un corso di italiano. Ci vediamo al prossimo video, vi mostrerò un po' di pizze. Tra l'altro mi piacerebbe,
fatemi sapere cosa ne pensate. Mi piacerebbe organizzare delle serate in cui facciamo la pizza, beviamo un po' di birra, guardiamo le stelle e chiacchieriamo un po' di viaggi, di tutte quelle cose che mostro sul canale, però farlo di persona sarebbe molto più carino, magari in posti non troppo sperduti, dove ci si può arrivare anche con una macchina normale. E niente, ditemi cosa ne pensate, magari lo potrei dire 2 o 3 giorni prima. Ah, quel giorno, tra 2 giorni sarò lì, chi c'è? Organizziamo. Così magari può essere un sistema per passare una bella serata e per finanziare un po' il deilone, che ormai va fatto, perché ce l'ho. È lì, lo vedo, ce l'ho qua davanti, ma è nella mia mente ancora, ma tra un po' sarà reale. Bella, ciao raga.